Cenerentola è nata a Napoli. Allora, oggi sono davvero contento di poter avere nella nostra sede, posso dire, l'amica Rosa Chiodo. Stiamo vivendo, per la verità, consentitemi di fare questa introduzione, un momento molto particolare, perché per l'emergenza globale, la pandemia globale Covid-19, anche gli artisti, forse permettetemi di dire, soprattutto gli artisti, sono costretti a limitare le loro attività. Per questo, con pochissimi amici, secondo le norme vigenti nella nostra regione, stiamo tenendo questo piccolo momento di conferenza stampa. Ci tenevamo perché Rosa ha lavorato più di un anno a questo disco, sì, e lo scopriremo, e meritava questo momento. Credo che il regalo più grande sia avere al tuo fianco il maestro Peppino, che salutiamo per aver presenziato qua. Poi dopo lo interroghiamo su un passaggio e ci dirà qualcosa. Però Rosa, io prima di tutto nel ringraziare te per essere qui. Grazie. Ci sono diversi ospiti, poco, ma c'è l'amica Marica Ferrillo che ci ha onorato della sua presenza e che salutiamo, l'amico Checco e i collaboratori, gli ospiti, gli amici di Rosa, la dottoressa Procaccini, che poi alla fine ci dirà anche qualcosa su questo lavoro di Rosa Chiodo. Detto questo, Rosa, questo titolo evocativo, Cenerentola è nata a Napoli, perché? Ma Cenerentola è nata a Napoli, il titolo è venuto un po' dopo che avevamo cominciato il progetto, ma legato a un ricordo precedente, perché in una serata dove passeggiavo a Via Partenope avevo incontrato un'artista che faceva gadget della nostra, che rappresentavano la nostra città, e tra i vari oggetti spiccavano queste scarpine azzurre. E chiesi, incuriosita, come mai ci fossero queste scarpine, e lei mi disse: perché Cenerentola è nata a Napoli. Questa cosa mi incuriosì tanto che poi mi andai a informare e scoprì che in effetti Cenerentola era nata a Napoli, era stata scritta da un poeta, Giambattista Basile. C'è e tanta storia, quindi sì, questo esatto. Solo il titolo, diciamo, è una storia. E mi aveva affascinato l'idea di questa Cenerentola napoletana, che era entrata nell'immaginario di tutti come una principessa, ma poi poteva essere benissimo una scugnizza napoletana raccontata da un poeta. Rosa, ci hai raccontato, diciamo, il motivo di questo titolo. Tra l'altro c'è una bellissima illustrazione, lo vedete, diciamo, nel disco che è ormai disponibile, quindi speriamo che tanti possano comprare questo disco. C'è proprio l'immagine di una scarpa, credo che di ringraziare gli artisti, la famiglia Anastasio, che si è prodigata per questa piccola opera d'arte. Ma comprando il disco, ringrazierei anche Tony Esposito, perché Tony è, diciamo, colui che abbiamo fatto il duetto anche nel disco. Ok, e tu questo adesso ci spiegherai tutti quelli che sono intervenuti in questo disco. Però si è prodigato anche, siccome lui è un bravissimo pittore, ha decorato, insomma, ha pitturato, mi ha fatto quest'opera d'arte di questa scarpa bellissima. Allora, hai già menzionato, diciamo, Tony Esposito. Io correrò il rischio di dimenticare qualcuno, perciò ti chiedo poi dopo di completare tu. Però ovviamente il ringraziamento a Zeus Record, l'amico Espedito, che ha prodotto, diciamo, questo lavoro, l'amico Pippo Seno, che poi, diciamo, è stato un po' il trade union, il maestro Gianni Cuciniello, che, come sai, diciamo, ci accomuna insieme l'amore per la musica, per le belle cose, e poi una serie di artisti che ti pregherei di menzionare, perché spiegaci, questo è un CD nel quale intervengono grandi personaggi, chi sono e perché sono in questo lavoro. Disco Cenerentola è nata a Napoli nasce, insomma, da l'idea di non è un disco a tema. Ho messo insieme un po' quello che ho assorbito negli anni, negli ascolti, anche nel sondare un po', negli anni, la musica, diversi generi, e è stato ideato per mettere insieme tutto quello che è diventato mio musicalmente poi nel tempo. Quindi 11 tracce che però non hanno un tema comune, ci stai dicendo? No, non hanno un tema comune. Okay. Ci sono tematiche differenti e direi anche stili differenti. E, è stata la prima esperienza come cantautrice, quindi ho cominciato anche a scrivere i testi di alcuni pezzi. Sì. E poi, strada facendo, incominciando questo progetto, sono nate delle collaborazioni che, insomma, tengo a ringraziare tutti quanti, perché sono stati autori, produttori, musicisti e ospiti: il maestro Peppino Di Capri, Tony Esposito, Gianni Donzelli,
che si sono uniti e mi hanno sostenuto in questo progetto. Rosa, ascolta, hai scritto una bella lettera che poi diciamo faremo in modo che tutti la potranno leggere, però nella parte conclusiva dici: questo si può definire un prodotto di musica pop che si rivolge a varie fasce generazionali. Cosa vuoi intendere con questo? È un CD per tutti? Sì. Giovani, meno giovani, esatto, romantici. Ce n'è per tutti i gusti. Ah, quindi, diciamo, quindi insomma, tutti devono comprare questo CD perché accontenterà tutti. No, devo dire, io l'ho ascoltato, ho avuto l'onore di farlo anche in anteprima. Devo dire che questo CD, io non sono un esperto, un critico discografico, però quello che penso è che rispecchia anche un po' i tempi che viviamo. Io credo che sono pochi gli artisti che lavorano a dei CD monotematici. Molti lanciano i singoli pezzi, lo stiamo vedendo, ho sentito cantautori importanti che ormai lavorano al lancio di un singolo pezzo. Io credo che Rosa in questo CD abbia avuto questa intuizione artistica di poter accontentare tutti, e consentimi di dire, sono particolarmente orgoglioso quando una donna, in questo caso della nostra terra, è anche cantautrice. Non so, maestro, abbiamo anche un po', chi più no, del maestro Peppino può testimoniare l'importanza di essere dei buoni interpreti, ma anche dei grandi autori. Sì. E Rosa lo è, o no, maestro? Rosa lo è, in pieno. Ma quello che mi ha più affascinato è il suo modo di fare e la convinzione con cui fa le cose. Ho detto, ma pensaci, conta fino a 10. No, 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 sa da fa così. Maestro, ma se mi posso permettere, al di là dell'affetto personale, perché il maestro Peppino oggi è qui? Sono qua perché lei giustamente ha puntato una canzone del mio repertorio, una delle prime, forse proprio la prima del 1958, e aveva capito che era un pezzo valido che potesse durare nel tempo, sai, quei pezzi non datati, ma che fanno parte poi delle Sempreverdi. E che stiamo parlando di Non è peccato, canzone del grande Ugo Calisi. Bellissimo. E che io ho inciso nel 1958, quando nessuno di voi era nato. E quindi quando ho sentito che aveva fiutato questa cosa, e avevo sentito l'arrangiamento, perché lei ogni tanto ci scola con il suo telefonino in mano, siente che ha un giudizio, eccetera, io dovevo, praticamente sento l'arrangiamento, mi piacque talmente tanto, ma posso fare io la seconda parte? Che sia lei, e lei giustamente, spero, felicissima del fatto che abbiamo fatto un video pazzesco, bellissimo, che sì, uscirà, prima o poi uscirà. A breve. E quindi niente, Non è peccato è stata la goccia che ha fatto traboccare Peppino. Devo dire che l'incontro... Mi domando, tu cosa hai provato quando il maestro Peppino ti dice posso fare io? Allora, quando Peppino abbiamo fatto Non è peccato e mi ha detto questa cosa, sono rimasta a bocca aperta, perché sono cose che... Cioè, parliamo della storia della musica italiana nel mondo, non in Italia. E sono quelle situazioni che tu non sogni perché sembrano troppo grandi. Quando ti capitano dici, ecco, possiamo pure cancellarlo. No, è la verità, il maestro non ha maestro da, però è la verità. È così, diciamo è che così. Rosa, tu dici questo CD viene al momento giusto della tua vita, sì, della tua carriera, con le persone giuste. E la presenza del maestro, questo contributo, non è a caso, perché diciamo, l'abbiamo detto, è un simbolo della musica napoletana nel mondo e non solo, quindi diciamo questo ti fa onore. E cosa pensi, diciamo, l'elemento vero di novità che vuoi trasmettere, diciamo, ad un pubblico? Hai l'occasione di rivolgerti, ti stanno ascoltando, il vero valore aggiunto inedito di questo CD? Allora, intanto ci Se tenevo convincere qualcuno a ci comprarlo. Tenevo a dire che una cosa importante è che il disco è stato suonato rigorosamente dal vivo. Ok. Quindi questa è una cosa che va specificata, perché ultimamente stiamo perdendo un po', sì, anche questo aspetto della musica. Non quello che il tema principale del disco è che è stato fatto tutto con onestà emozionale. Quindi ogni canzone è una storia vera, vissuta, ci sono emozioni vissute, quindi non è costruita al tavolino.
Non mi piace parlare di novità perché penso che nella musica veramente sia stato fatto di tutto. La verità sta nelle emozioni, quindi se il pubblico riesce a emozionarsi, quella è una novità, perché l'emozione è sempre una novità. Rosa, oltre che essere una brava cantante, bellissima cantante, sai anche rispondere, vedete, ha dato una risposta a questa domanda da grande oratrice, ce l'ha detto, è stata onesta, perché nella musica è vero, abbiamo ascoltato di tutto, però forse la differenza, ragione Rosa, la fanno le emozioni. E io che ho visto un po' dietro le quinte questo lavoro, ho visto l'arrangiatore Gianni Cuciniello, Pippo Seno, il maestro di Capri, io ho assistito a una vostra interpretazione a Capri, non è per cazzo, una cosa emozionante. Io credo che questo sia il vero elemento di novità, il valore che ti contraddistingue nel trasmettere emozioni. Si vede che ti batte il cuore quando, diciamo, canti, e questa è una bella cosa, è il motore vero di un artista. Senti Rosa, c'è spazio per un intervento conclusivo, però volevo, prima che chiamiamo uno dei nostri ospiti a fare un intervento conclusivo, volevo chiederti questo. Stiamo vivendo un momento difficile, cosa ti aspetti in questo prossimo futuro? Non possiamo fare programmi, però tutti possiamo ascoltare musica. Ci stiamo un po' adeguando ai tempi che viviamo. Qual è il programma in essere per questo CD? Qualche iniziativa in programma, quello che pensi si farà e quello che speri si potrà fare? Allora, questo momento particolare, infatti noi avevamo deciso se partire con il progetto, con il lavoro oppure no. Però siamo tutti dell'idea che oggi più che mai abbiamo bisogno di musica. Quindi siamo partiti con questo progetto, ci saranno diverse tappe in giro anche per l'Italia, dove faremo delle presentazioni per il disco, e le sentiremo, qualche canzone la sentiremo anche in radio. Quindi okay, ci muoveremo sotto questo aspetto. Ok. Invece ci tenevo a dire un piccolo episodio di quando ho fatto la voce su Non è peccato. Ok. Del maestro Peppino, perché quando Gianni mi inviò la traccia con già la voce di Peppino, io ci ho messo 3 giorni per fare la voce sul pezzo. Ah. Mi era venuta una sorta di ansia da prestazione. Perché ogni volta che mettevo la voce, la riascoltavo, arrivava la voce di Peppino, no, non gliela faccio sentire così. È stato un momento emozionante. Io ho una pessima memoria, però ti posso assicurare che mi ricordo ogni momento che ho dedicato a questo progetto, tutto. Ricordo anche i movimenti dei musicisti quando hanno suonato, perché ho vissuto tutto dalla A alla Z. Vissuta anche io, perché poi negli ultimi mesi, diciamo, questo travaglio. Però posso dirti una cosa per incoraggiarti? Sì. Si dice che nella vita, anche la cosa più bella, che la vita nasce da un atto di dolore. Le cose belle, straordinarie, che rivoluzionano, nascono da un atto di dolore. Non è stato facile per te in questi mesi, è stata una gestazione lunga, il Covid, le rinviamo, le date. Però Rosa, forse, anzi, ne sono certo, nascerà qualcosa di grande per questo CD, per te, perché lo meriti, perché sai emozionare. Quindi, diciamo, se sei d'accordo, penso che questo è il miglior augurio. Maestro, concorda lei? Devono essere d'accordo gli altri. Io sono d'accordo con gli altri. Anche perché il maestro l'ha fatto capire in tutti i modi, insomma, che è appassionato. Io, però non è che il prossimo disco mi chiami, no. No. Adesso è un'esclusiva questa. Allora, poi c'è stato un aneddoto veramente carinissimo quando abbiamo fatto il video di Non è peccato, però qui cedo la voce al maestro Peppino. No. Mi viene a prendere con la sua macchina, che non è granché, con dei rumori strani. Ho detto, ma io sono convinto che o abbiamo bucato una ruota, con le buche di Napoli, era facile. A un certo punto ci fermiamo sulla tangenziale, una aiuola della tangenziale, e lei esce, abbiamo bucato la ruota. E guarda a me. Io che sono negato a... Non ne parliamo di... Così io tutto a più ti posso passare il cric. Da cui cric e croc. E niente, praticamente il concentrato dell'incontro fu questa ruota bucata che lei ogni tanto mi rinfaccia.
La macchina era tua, mica era mia. Perché poi alla fine ho cambiato questa ruota, ma Peppino era preoccupato. E dice, perché finché non l'ho riaccompagnato a casa non ha più proferito parola, per paura che arrivassimo a casa con tre ruote anziché quattro. Insomma è stata... Insomma, il lavoro di questo CD ha visto momenti di ogni tipo, emozionanti, esilaranti, sì, sì. Meglio così. Allora, con questa breve conferenza stampa abbiamo voluto un po' introdurre a questo lavoro, ci sarebbe tanto da dire e lo faremo perché magari ci saranno eventi per approfondire tutto questo, però volevo chiamare qui davanti la dottoressa Procaccini, che si può mettere qui, qui davanti, vicino a Rosa, perché dottoressa le chiedevo questo, lei ha ascoltato anche lei un po' questo CD in anteprima, ci dica qualcosa, ecco, cosa pensa e qual è il valore aggiunto di questo lavoro. Io voglio dirvi che non sono un tecnico, uno specialista della musica, ma sono una persona che conosce le persone umane, intuisce la realtà umana delle persone con cui viene a contatto. Da quando ho conosciuto Rosa non posso dire che bene, è una creatura straordinaria, così portata al prossimo, pronta ad aiutare gli altri, pronta a donarsi per il bene degli altri. Io da lei ho ricevuto tante azioni bellissime, abbiamo una volta fatto, siccome io dirigo un istituto, abbiamo pensato di fare una festa di inaugurazione scolastica, immediatamente lei ha partecipato e non le dico, è stata una mattinata straordinaria fra gli applausi e la partecipazione di tutti. E poi voglio insistere su un'altra cosa che già lei ha accennato. Lei ha parlato di emozioni. Oggi, se non riusciamo ad emozionare il prossimo, non otterremo niente più. Oggi solo sulle emozioni si può fondare qualcosa. Perché in questa pandemia culturale, dico io, non tanto medica, ma culturale, non esiste niente più. Quindi la musica, l'arte, la musica che è senza mediazioni, la capacità di una voce di andare al di là, diciamo, delle sovrastrutture e di penetrare nel nostro intimo, è veramente oggi una grande ricchezza. Io non posso che augurarle tutto il bene possibile. Marc Chagall diceva: la mia anima è la mia patria, e la sua anima è la sua patria, dove c'è l'amore per gli altri, la solidarietà, la malinconia, la rabbia, la passione, la vita, tutta la vita. Quindi veramente con tutto il cuore ti auguro ogni bene possibile perché lo meriti. Grazie. Grazie, abbiamo concluso con queste belle parole. D'applauso, ringraziamo la dottoressa Procaccini. Maestro, grazie per questo onore che lei ci ha dato, l'ha dato a Rosa ma anche a tutti noi di essere qui. Vi ringrazio per essere stati presenti, appuntamento diciamo su tutti i canali social, non solo di Rosa ma anche di Real Inside Magazine per questi approfondimenti. Mi raccomando, non vi dimenticate, fatelo tramite il digitale, le mascherine pure personalizzate. Allora io posso consegnare il primo disco al maestro? Ah, e questo è un momento anche da immortalare. Questo è e io do la mascherina. Facciamo musica in sicurezza. Ok, e questo grazie, diciamo grazie, è un gesto con il quale vale la pena. Non ti posso baciare, lo sai. No. Grazie a tutti, mi raccomando, non vi dimenticate, Cenerento è nata a Napoli, di Rosa Chiodo, seguitela anche sui suoi profili social e sosteniamo la musica anche attraverso dei gesti concreti, che poi la musica fa bene all'anima, l'abbiamo detto, e ci fa bene tutti in questo momento ascoltare un po' di emozioni e di sentimenti. Grazie, alla prossima puntata.